Ciao Anita! Amore mio! Dimmi da mamma! Queste scenette non mi guardo, eh! Dimmi da mamma! Dimmi da guarda mamma, il primo piano di Anita, guarda il primo piano di Anita! Vita! Vita mia! Dimmi da mamma! Alzati, fatti vedere! Fatti vedere! Madonna, quanto sei fatta alta, amore! Non piangere, mamma, stai tranquilla! E quel stai giorno, no, nonno, perché lo tranquilla, mamma. Non sei venuto incontro? Mamma. Perché piangi, mammina? Sei tranquilla. Sempre che ci avete venuto con queste, tutte queste persone? Anita, tu vuoi bene a mamma e alla nonna? Vuoi bene a mamma e alla nonna, tu? Rispondi. Le vuoi vedere, tu? Di tanto in tanto, sì. Le vuoi vedere? Sì. Sei felice di vederle? Sì. Quanto bene vuoi a mamma tua, tu? Ti hanno mai fatto del male mamma e la nonna? No. Sei amore. Bene con loro? Sì. Sei contenta adesso? Che cosa c'è? Io vorrei scarpe della nonna. Che bello. Chi gliela regalate queste? La nonna. A quando fece 18 anni? Gli cattemmo vestiti. Amore mio. E vieni, abbracciami. No. Abbracciami, amore mio. Signora, posso chiederle perché... No, dico, perché non volete fargliela vedere, Anita, la mamma e la nonna? Io non do niente, è il padre, io non dico, comando. Ma allora, le sembra una ragazza? Più no, dico, cose. Ma le sembra una ragazza che non vuole vedere la mamma e la nonna? Io non do niente. Dico, ma a lei, come proprio come donna, no, guardi, la vedi com'è felice, Anita? E come lo so? E non glielo fa? È il padre, io non do niente, è il padre che comanda, io non so niente. Allora... Possiamo andare? Sì, ci manca l'aria. Sembra tutto sommato che Anita sia felice di rivedere, vero? È felice, può dire che è felice di vedere la nonna e la mamma? Cosa vede adesso? No, io voglio sapere cosa vede adesso. Vede la felicità o della paura? Io la vedo la felicità, però no, io non comando a niente, è il padre che comanda. Nonna Maria, da quanto tempo non vedi tua nipote? Un anno. Ci hai provato? Sono 2 anni. Ho provato e mi sono arrivati i carabinieri. 2 anni che non vedo mia figlia, 2 anni. Ma esiste una diffida perché voi non vi possiate avvicinare? Esiste una diffida? No, no. Che avete io mai avuto no. Un atto di no, diffida? No, 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 che io sappia no. Noi siamo sconcertati dalla reazione di Anita. E tu vuoi bene a mamma, Anita? Sì. Quanto bene vuoi a mamma? Tanto bene. E sei contenta di vederla? E la vuoi vedere ancora, mamma? Sì. E la nonna? Sì. La nonna, la vuoi vedere ancora? Sì. E voi non mi dici più i segreti. Oh, ci facciamo nonna. Un selfie, Anita? No. Ci facciamo un selfie? No. Ti vuoi fare il selfie con mamma? No. Te la faccio io una foto? No. Perché? Mo con la nonna, con la nonna, con la nonna. Sì. Oh, con la nonna e con mamma? Pure con mamma. Riprendici bene, mi raccomando, fai bene le foto. Lo chiami, così cerchiamo di capire. A me non mi interessa niente. Allora. Però il padre... E chiamiamolo il padre. Quando è qualcosa mi chiamate. E chiamalo, okay. Chiama il padre, così capiamo. Così capiamo. Ma tu ce l'hai il credito? Mi vergogna la faccia. Senta, a me non mi interessa. Tu lo sai, ce l'hai il credito? Sì. E chiama. Sta venendo, facciamolo venire. Stare, Anni, lo non lo chiamare, sta venendo, sta venendo. Noi restiamo ovviamente in attesa per capire se esista un decreto di diffida che vieti alla nonna e alla mamma, al nonno e a tutti gli altri familiari di poter vedere Anita, che ci è parsa felicissima, felicissima di vedere la mamma e la nonna. Lei è mamma, lei è mamma, è mamma, lei ha dei figli, ce li ha pure sposati. Se le impedissero di vedere i suoi nipoti, cioè, avrebbe dei problemi, sì. Le farebbe male. Sì, no, ma a me non mi interessa. Però mi sembra che invece ti interessi, perché ti sei messa in mezzo a... In mezzo di che cosa? Vedi, stai parlando con me, nel senso, perché stai parlando con me? Hai un ruolo in questa storia? Io sono parente. Oh, e quindi vedi. Abbiamo chiamato il papà, abbiamo chiamato il papà. Lo faccio per lei perché si sta agitando. Però anche lei ha ammesso, la sorella del papà, ha ammesso di essere stata contenta di vedere la felicità di Anita. Anita è stata felice, vedi? Perché la bloccate? Perché la bloccate? Se la nonna vuole vedere, vuole abbracciare, non è che vuole fare niente. Non è che l'ho bloccata io.
Michele, sì, tu stai filmando, ma ci spieghi, c'è un decreto? Fare un trauma a mia figlia, tu no, la tua figlia era felice. Tua figlia adesso ha abbracciato la nonna. Felice, allora, mi dici se c'è un decreto? Mi dici se c'è un decreto? Senti, vuoi sparire? No. La stai facendo agitare. La stai facendo agitare. Mi fai e chiamali i carabinieri. Lascia. Ci dici se esiste un decreto? Ci dici se esiste un decreto? Per piace, dici se esiste un decreto. E lui, dici se esiste un decreto per cui non la possono vedere la mamma e la nonna. Dici se esiste un decreto. Loro non possono neanche. Ma dici se. E perché? Dove sta un... E dove sta l'atto? Dove c'è un decreto? Io in macchina. E me lo fai vedere, così se ne vanno. E fallo vedere a loro, così se ne vanno. Così se ne vanno. Così se ne vanno. Se ne vanno. Facci vedere questo decreto. Che scacciavaccia? E fa... se mica ce le vogliamo andare, noi vogliamo cercare di. Eppure io sarò denunciato, ci mancherebbe altro. Pure io sarò denunciato, ci mancherebbe altro. Però voglio capire se c'è un decreto, siccome loro non l'hanno mai avuto, non l'hanno mai consegnato. Senta, ce l'hanno. Quelle, ma dove? Quelle sono false bugiardi, te lo dico io. E me lo fai vedere. E tu mi si parla un momento di abbracciare. Ok, ok, tanto a me allora, devi denunciare, non a lui. Okay. Io ho okay. Un decreto dove dice che deve ancora essere stabilito la chiamata figlia-madre. Dove la figlia? Noi ne abbiamo un altro che dice che invece devono partire le telefonate, le videochiamate, non sono mai partite. Anita, non la vuol sentire la madre. Ma se l'ha abbracciata, l'ha baciata, si è messa a piangere la felicità. Forzato a che? Non abbiamo fatto niente, è venuta lei incontro alla nonna e alla mamma. Perché non ci fai vedere sto decreto? Che cosa ti costa? Nonna Maria, se ti facesse vedere il decreto, tu rinunceresti a vedere tua nipote? Certo. Ma è una giustè? È giusto, cioè, faresti a meno di vedere tua nipote? Altro che? Rispetti, ma non ce l'ha? Rispetti quello che dice un giudice? Certo. Allora, una settimana fa, con i carabinieri, hanno appurato che i signori non è successo neanche avvicinare. No, ma non c'è stata nessuna denuncia. Ma farò, ci sono vantaggi. No, dico, non c'è stata nessuna denuncia. Anche i carabinieri hanno detto che non hanno trovato nessun atto di diffida, non hanno avuto nessun atto di diffida. Potete venire dietro ci sono i nonni, televisioni. Sì. La figlia traumatizzata al 100%. Era così felice, Michele, era così felice. Fatto tu, era felicissima. Le camere. Era felicissima la bambina, la ragazza, ormai 20 anni. È normale, si è impaurita. No, 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 se va a casa sua non possiamo riprenderla. Se lei sta sulla piazza possiamo riprenderla. Se lei sta sulla piazza possiamo riprenderla. Se invece lei va dentro casa sua noi non possiamo entrare a casa sua. Senta, a lei che l'ho autorizzata a venire qua? Io? Perché questo è un solo pubblico. Questo è un solo pubblico. No, non prendo soldi da nessuno io. Ma non è casa sua, non è, non, sto qui, sono un solo pubblico. Lei l'ha fatta agitare perché... Sì, l'ha fatta agitare. Era felicissima. Era felicissima. Io vorrei semplicemente sapere... E che cazzo me ne devo fare dei suoi soldi? Che cazzo me ne devo fare dei tuoi soldi? Che cosa me ne devo fare dei tuoi soldi? E che cosa me ne devo fare dei tuoi soldi? Che me ne devo fare dei tuoi soldi? Francesca, sei buona. Sei buona. Chi l'autorizza a me a firmare? Allora, possiamo... Davanti a casa mia... Francesca, se ti facesse vedere il decreto di diffida, te ne andresti tranquillamente. Certo, perché non lo fai vedere il decreto di diffida? Portalo qua, così loro... Così loro, no, portalo. Portalo. Ma portalo qua, così loro se ne vanno. Così loro se ne vanno. Ma quali sono le stesse cose che hai fatto vedere i carabinieri? Tu devi ancora essere autorizzata a fare una chiamata. Ma lei era stata come? Infatti, e sono i provvedimenti del perché non posso parlare con mia figlia? Perché quando chiamo non mi fai sentire mia figlia? Mi rispondi che sì? Dobbiamo fare 50 denunce. No, mi rispondi che mi fai lo stalk, che ti faccio lo stalk. Ma lo sai che quella è mia figlia? O te lo dimentichi? Ma come mazzetta? Ma ti ricordi che non l'hai mai voluta? Ma te lo sei dimenticato che non l'hai mai voluta come figlia? Ma te lo sei dimenticato? No, sono un'attrice. Però possiamo vedere il decreto così ce ne andiamo? No, me lo devi portare qua. Se glielo fai vedere, allora, Francesca, se ti fa vedere il decreto, te ne vai di qua. Certo. Allora, mi sembra ragionevole. Mi sembra ragionevole il fatto che lei vede il decreto e se ne va e non viene più. Lei, se vede il decreto, se ne va. E chi lo deve? E la mamma? E l'hanno chiesto, non l'hanno avuto. Non l'hanno avuto. Quindi, o delle due, o il giudice tutelare non gliel'ha fatto arrivare, oppure non esiste. Come se sto filmato? Beh, lei mi denuncia. Sia tranquillo, le sto già dando l'autorizzazione. Quello di bar o quello di Moffett? Quello di bar, quello di New York. Io abito a New York. Però mai nessuno ha tentato di darmi dei soldi per comprarmi così, come ha fatto lei. Senti,
La radio, perché? Sentiamo la radio. In macchina ce l'ho la radio. In macchina ho la radio. E qui? No, la Chiggior me l'ha data lei, perdoni. Ma ha buttato i soldi in faccia lei, capito? Quindi, no, sì, ma me l'ha fatti vedere il malloppo di soldi. Che? Ma il decreto c'è o non c'è? Non le chiama tutto, che non ci vanno nessuno, la città chat. È vero, è così. Però sto decreto riusciamo a vederlo o no? Forse perché sono. Aspetta, Francesco. Ma loro se ne vanno. Ma prendi il decreto e loro se ne vanno. Alla Neuro. Francesca, là. Cioè, io vorrei solo capire se loro vedono ti hanno detto che vogliono il decreto e se ne vanno via, non tornano più. C'hanno un avvocato. E l'avvocato ha chiesto mille volte, non l'ho ancora avuto il decreto. È vero. È quello ti sto dicendo. Intanto mia figlia quando mi ha visto è stata felice e ha detto che mi vuole vedere. Cioè, molto. Stava cos'è conservativo? Per forza è arrivata. Ha alzato le mani a lui. Come no? Come no? Ma che dici? Meno male che abbiamo ripreso tutto. Stiamo riprendendo tutto così. Puoi anche riprendermi. Noi vogliamo solo cercare di capire. Facciamo solo al signor chi c'ha un euro. Facciamo solo. C'è dito prego. Lo mandiamo in onda. Lo mandiamo in onda. Non ti preoccupare. Non taglierò niente. Non taglierò niente. Noi non stiamo facendo davanti a casa mia a filmarmi. I carabini. Parliamo con i carabini, parliamo con i carabini, parliamo con i carabini. Messo le mani sulla telecamera. Mia figlia si è spaventata. Abbiamo registrato tutto, quindi. Ho lasciato la carta in posta, codice PIN, ho lasciato tutto in posta, perché mi hanno chiamato, sentivo dal telefono mia figlia. Non mi è dare vero. No, guardi, meno male che c'è la registrazione, comandante, non è vero. Quello che avete voluto. No, c'è la registrazione, c'è l'integrale, c'è l'integrale. Vabbè, la signora, allora. Allora, la signora vorrebbe, comandante, la signora. Cosa sta scritto? Infatti, ho la diffida. Aspetta, fai parlare. Che la signora non può incontrare la figlia, non c'è scritto nessuna cosa. Uscisse un documento dove può incontrare la figlia. Aspetta, quello che devo fare lo faccio io. Inizia dai documento tu, dal documento alla signora. Ah, ciao. Non è questo cosa qua, sta registrando, che è successo? Stiamo cercando di capire perché una mamma dopo due anni non può vedere la figlia. Stiamo cercando di capire, anche perché stavano pure i nonni, aspetta che i nonni mo sono scappati, stanno pure i nonni. No, sta la nonna, non i nonni, sta la nonna, non se ne scappa, sa qua la nonna. Oh, vuoi fornire? No, noi vorremmo sapere. Scusa, ma lo può fare questo? In pubblica strada, sì, in pubblica strada, sì. In pubblica strada, sì. Se veniamo in casa sua, no, perché è casa sua. Qui perché possiamo fare. Sono arrivato io, tu stavi da dietro. Io stavo là, posso stare là. Tu sei andato là dietro. No, posso stare là, guarda. Ah, là puoi stare. Là posso stare. Anche il microfono. No, qui sì, qui posso stare. Sì, vabbè, io sto venendo là, posso fare la bocca amara, va. Pure io ho la bocca amara, perché è una cosa che io, da forse vorremmo chiedere. Tranquillo, sono arrivato da dietro, sono sotto la macchina. Lei quando è venuta? Quando è venuta la mamma? Sto parlando io, non ti metto. Allora, prima hanno chiamato l'amico mio, sul cellulare. Allora, come mi chiamate a me? Vieni di corsa. Non lo so chi era, ma mia figlia non era con il cellulare. Chi ha chiamato? Che c'è parla tu telefono? Se il signore mostra loro, sono disposto ad andare via e non vedere mai più se lui facesse vedere l'atto di diffida di avvicinamento. Cioè, basterebbe quello e manderebbe all'aria tutta questa cosa. Ma è un fatto. Basterebbe. Sicuramente c'è qualcosa in atto come indagine. Allora, quindi, niente, io posso vedere mia figlia. Tu puoi chiedere quello che vuoi, avremo, ma la risposta la posso dare io? No. La puoi dare tu? No. La deve dare un però codice. Il papà può finalmente mostrare un decreto, una diffida di avvicinamento. Se dimostra, ha ragione. Se non dimostra, è una piazza pubblica. Appunto, questo dico io. Ragazzi, questo è un fatto logico. Questo dico io. Sì, a me non mi interessa, io mi chiamo Francesco, non voglio capire niente. Ognuno fa il suo lavoro. Venga con me che mi deve denominare. Certo, ci mancherebbe. Sono stati ripresi e tu mi devi venire a trovare. Ti aspetto quando mi vieni a trovare. Però io lo faccio con la porta aperta, con l'intentura a casa mia, ti offro il caffè quando mi vieni a trovare. Praticamente la signora là dietro, mia sorella mi ha detto che voi siete andati dietro la porta. No, non siamo andati nella porta. Io fino a dietro la porta posso stare. Vabbè, quando l'altra volta. Fino a dietro la porta posso stare. No, io ho l'affidamento provvisorio, punto. Loro non hanno nessuna, nessun documento, dove la possono vedere? Sì, ma in quell'affidamento c'è scritto che lei non la può venire. E io quello voglio sapere. Mia figlia l'affidamento sta andando a Cubo. Mia figlia sta andando a Cubo, dagli assistenti sociali. Ok, chi sta come ha detto il giudice? E chi sta chi è stata affidata? No, provvisorio, provvisorio. Ma in questo affidamento, da qualche parte, c'è scritto che la mamma e la nonna non la possono vedere. E poi sono domando un giudice. Ma capite, se mai tagli, panel, chiede, capitate le tue. No, tutto! Quanto dura, Tino? 20 minuti, mezz'ora? Tutto dobbiamo farlo vedere. Praticamente, anche quando ti ha invitato ad andare alla Neuro. Registrato l'ambam? No, è la, come la telecamera palese l'ambam. È la telecamera palese, si vede. Allora sta lui col telefonino che ti sta riprendendo. Dopo tutti televisione del bar e provincia, tutta Marletta, Moffè. Chi? Vabbè, chi è venuto la Marletta, Moffè? La
L'ha colpita anche la telecamera, eh? No, l'ha colpita, si vede che l'ha colpita la telecamera. Perché ti ho detto di non riprendermi, ci vuole. Allora perché? Perché non vedi se c'è la notizia. È chiaro che spaventa. Poi vediamo che cosa succede. È chiaro. Se fa denuncia. No, noi facciamo la nostra denuncia, far vedere le immagini. Qual è la nostra denuncia? Noi non andiamo in tribunale. La cosa è certa, che tranquillo, non si può stare. Ma siete voi che non volete stare tranquilli. La signora vorrebbe solo fare una videochiamata ogni tanto. E se non c'è scritto che non la può fare, perché non la fa? Quello voglio sapere. Deve decidere l'assistente sociale. Ho capito, ma lì c'è scritto qualcosa che non possono arrivare da nessuna parte loro, che non possono avvicinarsi, non possono telefonare. C'è scritto qualcosa. E lei allora uscisse il documento, dove dice che la possono vedere, possono telefonare. Lo vedi che è un capestro. E perché non va al giudice? Ma tu l'hai visto? Ma io dico una cosa, da papà, io sono papà di due figli. Hai visto la felicità di tua figlia quando abbraccia? Sì! No, perché tu mi aggredisci! Francesca, stai buono! Hai capito, Michele? Io dico, come si può non volere la felicità della propria figlia? Come si può? A piangere la gioia, aveva le scarpe dei 18 anni della regalate dalla nonna, ero felice quando già dite, ancora le scarpe mie. E io non sono come loro, che ciò che le regalavo io le buttavano. E che c'entra le scarpe? Tu devi regalare l'abbraccio della mamma. Devi regalare l'abbraccio della nonna. Quando il martedì e il giovedì li metteva le scarpe più strette, sì, mamma, le scarpe più strette, di tre numeri. Visto dagli assistenti sociali, anche di Bari. Guarda, ma c'è scritto qualcosa per cui la signora, con questa carta, la signora è impedito di vedere. E allora non c'è un documento, vedi ce lo devono vedere. Ma in questi casi ci deve essere quello per cui non si può vedere, perché nel paese democratico, se non ci sa una diffida, un può vedere chiunque. È questo che non riusciamo a capire. Cosa ti costa stare su una panchina mentre loro si danno un abbraccio, si danno un bacio, dicono che chiacchiere, le senti anche tu? Che denuncia 5 volte che sono venuto a tua figlia. Non lo spiega lei perché il tribunale l'ha data al padre e non alla madre. Se lo spiega lei. Però non c'è una diffida di avvicinamento. Come si vogliamo fare? E chiedila. Va bene, per ora, è solo per ora. È tutto. Per ora, solo per ora, è tutto. Noi restiamo esterrefatti rispetto al fatto che le liti di qualcuno possono incidere su una ragazza, per di più, che era tranquilla bisognosa di attenzione. Era tranquilla e serena, anche prima che arrivassi tu. No, anche prima che arrivassi tu era serena. Lo potranno vedere tutti quanti nel mondo, che la bambina era serena e tranquilla. Tutti lo potranno vedere. Eh sì, questo è il nostro lavoro. E ti sto dicendo, se tu puoi andare a casa tua, noi non riusciamo a riprenderti a casa tua perché è casa tua quella. Non siamo andati dentro casa tua, siamo andati nella strada. Davanti alla porta. E dove possiamo stare là? Davanti alla porta, potete andare. Possiamo stare da fuori. Si spaventa, giusto? No, stavano già fuori, non si è spaventato nessuno. Non abbiamo bussato. Ma vedi le immagini prima, capito? Perché magari quelli che ti hanno riferito. No, noi le manderemo tutte in onda, non taglieremo niente. Tino, non si taglia niente a sto giro. Ovvio. Così Michele, il papà di Anita potrà vedere che non abbiamo fatto violenza a nessuno, che non siamo entrati in casa, che la sorella e la figlia erano già fuori e soprattutto che Anita, non appena ha visto la mamma e la nonna, ha avuto un moto di felicità, le ha abbracciate senza alcuna costrizione e ha detto di sua iniziativa di voler bene alla mamma e alla nonna. E potrà voler bene anche a te, ci mancherebbe altro. A vuole bene a tutti. Ma hai visto uno che ci tenne la figlia, la abbandonava la casa degli altri, poi ci avessi da ballare, la usata a sera un fine settimana. Vabbè, diciamo che in questa storia le colpe sono abbastanza. Quanti testimoni vuole? Quanti ne vuole di testimoni? Ma come la tieni mia figlia? Come una pezzente. Come un pezzente? Anita ha tutto quello che vuole. Puzza di crudo amore. C'è cosa puzza? Vabbè. Ovviamente su questo non possiamo intrometterci, perché quando il giudice tutelare ha convocato Anita per dire effettivamente, sentire la sua voce, Anita non c'è andata. Allora, Anita non è voluta andare. Non è voluta. Okay, poi, basta, la mia risposta. No, ti rispondo intero, non a metà. Okay. Allora, poi ho chiesto al giudice se si poteva fare un incontro, altro luogo o disponibile. Quindi il giudice, non lo so, ha detto, vabbè, non lo vedo sempre. Punto. Ok. Perfetto. La sentiranno gli assistenti sociali, okay. Quindi si finta degli assistenti sociali. Mo che c'era la relazione della dottoressa di Grum, assistente sociale. Quella che dice che Anita ha paura della mamma e della nonna. Non lo so che cosa sta. Pare che ci sia già scritto questo. Quindi, che ha paura della mamma e della nonna. Però no, vedrete, quando ha visto la mamma e la nonna non sembrava avesse paura. Anita va per paura, non per felicità, ricordatelo. Anita va per paura e non per felicità. Vabbè, quindi per la felicità di Anita. Cosa ha dichiarato Anita davanti all'assistente sociale? Lo vedrete.
Ma perché allora, se la sta portando? E poi voglia pure lo dica. No, scusa, ce lo dica, non ha finita, non la porterò giovedì ancora. Ah, la porterò giovedì, quindi restiamo a disposizione anche di capire. Quindi non posso sociali, anticipare, non posso anticipare che cosa ha detto Anita dell'assistenza sociale, sarà una bella sorpresa, molto bella. Certamente. Quindi che ciò che ha detto gli assistenti sociali in mezzo alla confusione totalmente. E perché ha avuto questa allora, reazione? Tutti sanno, dico, perché ha tutti sanno che Anita tutti ha talmente paura della mamma che appena la vede, Anita corre dalla mamma per paura, non perché ci vuole andare. Però quando Anita è tranquilla da sola e dichiara, Anita dichiara ben altro. E non solo una volta ho dichiarato. Quindi voi che uscirà la relazione, lo vedrete per iscritto. La invito formalmente a denunciare in modo da far diffidare il signore. E la faccia, senza dire a me ti venga a trovare, no, per farti dico, vedere per farti vedere quale modo ha queste reazioni. Senti, posso parlare senza te cose? Sì. No. Però lì butta lei. Togli.